La positività di Aurelio De Laurentiis dopo la riunione di Lega e quindi il rischio che siano anche altri. Ma innanzitutto Aurelio è un amico di famiglia, lo abbraccio e insomma e gli sono vicino. Poi, siccome stavo in giunta, mi sono arrivate le agenzie, il cellulare mi suonava anche con una serie di amici comuni, giuro che non so niente, salvo quello che ho letto. C'è qualcosa che non mi quadra, sinceramente, se tutto quello che ho visto sembra che insomma, qualche cosino non ha funzionato a dovere. Non l'ha sentito lui? No, 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 Sembra non ho che parlato con non nessuno. ha aspettato il tampone. No, io sul sembra non mi fa dire niente perché non lo so, non so che dirvi. Comunque il problema si è verificato del Covid non solo nel calcio ma anche in altri sport. Vediamo la scherma, su 34 convocati, 26 positivi. Quindi il problema come viene affrontato? Ma mi sembra che lo sport, nessuno si è salvato dal singolo caso o da aspetti più allargati. È chiaro che se c'è stato un focolaio all'interno di un raduno, piuttosto che non una, due, cinque ragazzi o ragazze che magari hanno frequentato certi posti dove c'è stato il focolaio e poi è andato il raduno, il problema si è evidenziato, le prescrizioni sono molto chiare, i protocolli sono chiarissimi. Se qualcuno ha trasgredito, mi sembra che c'è una responsabilità di tutti i tipi.